antiche torri della mia città, spesso pensai con molta voluttà che io uccidessi allo sbocco di una strada tutti, volgendo a tondo la mia spada. Antiche torri della mia città. Il rapporto di Federigo Tozzi, scrittore senese, con la sua città fu di amore, di ammirazione, ma a volte di stanchezza e di desiderio di fuga. Mio padre nacque il 1 gennaio del 1883, ma non nacque qui, nacque nella casa vera e propria paterna, che era sovrastante alla trattoria. I suoi primissimi anni sono in quello che oggi si chiama Banchi di Sopra, a Siena e Via De Rossi, il suo angolo, un Banchi di Sopra. Era un ambiente piuttosto cupo, piuttosto triste, che oggi non è più neanche rilevabile perché è stato profondamente trasformato all'interno. Come è Siena nell'interno dei palazzi, che all'esterno invece sono così belli, così interessanti. Questo è il podere di Castagneto, dove mio padre visse praticamente abitandoci fisso dal 1908 al 1914. Però già molti anni prima questo podere era entrato nella sua vita, anche era entrato nella sua arte. Castagneto per lui, per mio padre, ha significato, prima che ci venisse a risiedere permanentemente dopo la morte del padre, ha significato un'evasione dall'ambiente della trattoria. Egli veniva spesso a Castagneto, qualche volta ce lo portava il padre, qualche volta ci veniva da solo, ed era per lui l'entrare in un mondo fantastico, un mondo che egli sentiva profondamente perché la famiglia era di origini contadine. L'ambiente della trattoria lo opprimeva, lo affogava con la sua volgarità. Quindi non si tratta soltanto di un contrasto tra padre e figlio, ma di un contrasto addirittura di fondo tra l'ambiente dove il padre viveva e lavorava e il figlio stesso. Va aggiunto poi che ci fu la crisi familiare determinata dal fatto della morte della madre. E allora l'ambiente della trattoria, che a lui era già ostico, diventò completamente ostile. Mi fa vedere che era pausa. Federico Tozzi crebbe praticamente nella trattoria paterna, che si chiamava Trattoria del Sasso, così come Ghigo del Sasso era nominato il padre, un contadino arricchito che affittava anche camere. Un quintale e mezzo d'uomo, con certe mani che se le chiudeva diventavano magli. Un uomo imponente, il quale tentava di conquistare le donne che gli capitavano a tiro. Fra padre e figlio, fin da quando questi era bambino, mai regnò armonia. D'altronde la madre, Annunziata, moglie fedele, debole, malaticcia, non riusciva a difendere il ragazzo e a dominarne il carattere, che già si preannunciava difficile. In trattoria lo consideravano uno squilibrato. In questa bottega non si possa nemmeno più cantare, eh? A me mi dà noia. Oh, qui bisogna cambiare esercizio. Ma me lo dici perché cantate, eh? No. Io questa confusione in bottega mia non la voglio. La vita sentimentale e familiare di Tozzi nel periodo giovanile si può ritrovare quasi fedelmente nel romanzo Con gli occhi chiusi. E così descrive il padre, nella vita come nel romanzo, padrone della trattoria. Usciti dalla trattoria i cuochi e i camerieri, Domenico Rosi, il padrone,
rimase a contare in fretta al lume di una candela che sgocciolava fitto il denaro della giornata. Gli si strinsero le dita toccando due biglietti da 50 lire e, prima di metterli nel portafogli, li guardò un'altra volta piegati e soffiò sulla fiammella avvicinandocisi con la bocca. Giovane inquieto e studente indisciplinato. I suoi studi furono irregolari, ma la sua indole di autodidatta lo spinse comunque verso un nutrimento culturale vasto e profondo. Nell'archivio dell'Istituto d'Arte abbiamo ritrovato un provvedimento disciplinare che lo riguarda direttamente. Gli alunni Tozzi Federico, Materozzi Guido, Pasi Erminio, per grave mancanza di contegno tenuto nella scuola di figura, per ordine dell'illustrissimo signor sovrintendente, sono stati sospesi dall'intervenire all'istituto per il rimanente anno scolastico. 27 luglio 1897. Se i luoghi e i modi di distrarsi per non disperarsi erano anche a Siena non pochi, il palio, tuttavia, costituiva anche per lui, come per quasi tutti i senesi, un'autentica, travolgente passione. Anche lui si lasciava trascinare nel vortice contradaiolo che aveva il suo acme in Piazza del Campo, nella corsa. D'altra parte, la vita familiare non offriva a Federico molte possibilità. La mamma Annunziata era morta prematuramente. Il babbo Ghigo del Sasso ancora non l'aveva sostituita con quella buona matrigna che si rivelò poi Carlotta Granai e se la spassava con le domestiche. Il giovane Federico studiava poco e male, passava da una scuola all'altra e finì addirittura ad Arezzo, studente sregolato che passava il tempo più nei postriboli e nelle troppo allegre brigate che nella scuola. Così, nel disordine, da ragazzo divenne adolescente e poi giovane. Un incontro importante per Tozzi fu quello con Domenico Giuliotti, il grande scrittore cattolico fiorentino, allora studente a Siena, 23enne, ma già impegnato in avventure ideologiche e spirituali, con quella violenza e quel rigore morale che caratterizzò tutta la sua vita. Tozzi, irregolare negli studi ufficiali, era però un formidabile lettore e un frequentatore assiduo della biblioteca degli intronati. La sua formazione fu caotica, ma piena. Anche politicamente fu confusionario, ma animato da grandi curiosità e facile agli impegni. Fu dapprima socialista. Il mio socialismo? Io seguo la teoria rivoluzionaria del Ferri, ma vi sono giunto non per via scientifica, ma per via rivoluzionaria. Ossia, naturalmente mi sento portato alla ribellione aperta, magari violenta. Nei momenti di eccitazione mi balenano immagini criminose d'anarchico. Odio i potenti, i preti e i soldati. È un odio implacabile che morirà con me. Ma fu socialista per poco. Nel romanzo Con gli occhi chiusi fa dire al padre: tu imbecille fai il socialista, non ti vergogni. Il primo amore ispirò a Tozzi uno dei romanzi più belli, Con gli occhi chiusi. E fu Isola, contadinella dei poderi di Ghigo, trasformata nella Ghisola protagonista dell'opera letteraria, una delle donne indimenticabili della narrativa del Novecento. Era divenuta una giovinetta. I suoi occhi neri sembravano due olive che si riconoscono subito nella rama perché sono le più belle. Quasi magra, aveva le labbra sottili. Ella camminava adagio, smuovendo un poco la testa, i cui capelli nerissimi, lisciati con l'olio, erano pettinati in modo diverso da tutte le altre volte. Cercò di smettere il suo sorriso abbassando il volto, ma rallentò il passo come se fosse indecisa a voler dissimulare qualche segreto. Egli ne ebbe un dispiacere vivo e le mosse incontro come quando erano più ragazzi per farle un dispetto oppure per raccontarle qualche cosa con la voglia d'offenderla. Come se era imbellita da che non l'aveva più veduta. Non c'è dubbio che Con gli occhi chiusi si possa definire senz'altro come il poema dell'amore e della giovinezza di Tozzi.
Contemporaneamente però all'elemento autobiografico c'è presente e pregnante tale virtù narrativa da introdurre al Tozzi maggiore, compresi i romanzi dell'ultima fase, dell'ultimo periodo. Il Tozzi però più autenticamente moderno si può ritrovare forse nella zona aurorale, cioè nella zona iniziale dello scrittore. Mi riferisco sia con gli occhi chiusi, dove Tozzi ormai arriva alla completezza del suo strumento, del suo mezzo espressivo narrativo, come pure nel precedente, postumo, Adele, che identifica una situazione morale, la situazione morale della protagonista, con una modernità e intensità di accenti che la rende forse, accanto alla Ghisola di Con gli occhi chiusi, il personaggio, o perlomeno uno dei personaggi più affascinanti non solo della letteratura italiana del Novecento, ma direi fra i protagonisti, cioè fra le protagoniste dell'intera, le protagoniste femminili dell'intera letteratura italiana. La conclusione amara dell'amore per Isola Ghisola, la scoperta della donna traditrice e corrotta, crea disordine nel giovane Tozzi, sempre più sregolato, sempre più in contrasto col padre. Ma non gli toglie la speranza nell'imprevisto. E l'imprevisto accade. Un giorno del 1902, leggendo i giornali, scoprì tra i piccoli avvisi quello di una signorina senese, Annalena, che accetterebbe corrispondenza epistolare. La corrispondenza nacque e decise il destino di Tozzi. Annalena era Emma Palagi, la futura moglie dello scrittore, donna eccezionale nella sua modestia. Io non penso se non avendo dentro di me la tua immagine. E mi è impossibile separare alcun mio pensiero dalla tua presenza spirituale, che è per me un indirizzo e una volontà morale. Voglio dire che ogni mio atto è segnato dallo scopo di possedere te e di farmi possedere da te. Tutto il tempo trascorso è lo svolgersi delle nostre anime. Alcune volte mi sono domandato se tu avevi sempre presente questa specie di fato. E più di una volta ho riconosciuto che la coscienza del mio affetto mi aveva come nascosto il tuo. E ho compreso che io non giungerò mai a riamarti quanto tu mi ami. Il che non è punto un'illusione del mio stesso affetto. Io ti immagino sempre come una protezione su di me. Ma anche tu, forse, provi la stessa sensazione. Le lettere fra Federico e Annalena prima e Emma Palagi poi sono uscite in una raccolta postuma a cura della vedova con il titolo Novale. Intanto maturava la formazione dell'intellettuale autodidatta, lettore vorace e disordinato. Peggioravano i rapporti col padre, fino allo scontro fisico. Nascevano i primi scritti, espressi da uno spirito inquieto ma ricco e pieno di cose da dire. Si fortificava l'amore per Emma, non più Annalena, finiva l'adesione al socialismo e dopo una breve avventura a Roma, cominciava il primo lavoro. Aiuto applicato alla stazione di Pontedera. Lavorava malvolentieri, divorato dal malumore. La situazione fu, per così dire, risolta da un evento naturale. Ghigo del Sasso morì nel 1908 e il figlio tornò a Siena. Ad onta di tutto si amavano, scrisse Emma. Emma Palagi e Federico Tozzi si sposarono. Tozzi si liberò della trattoria, facendosene spogliare quasi per nulla dagli speculatori, e fissò casa nel podere di Castagneto per fare solo lo scrittore. Uno scrittore che però era sempre alle prese col denaro, con le cambiali, con le cause provocategli dal podere e dai contadini. E proprio da questa situazione nacque uno dei suoi capolavori, Il Podere. Il Podere è ambientato a Pecorile, una casa colonica all'opposto di Castagneto. È qui, in questi campi rimasti più o meno intatti, che si svolge la tragica vicenda di Remigio e Berto, l'assalariato che ucciderà il padrone.
In Remigio, Tozzi raffigurava se stesso. Remigio aspettava Berto in mezzo all'aia e, quando lo vide, gli disse: «Possiamo andare». Camminava avanti all'assalariato e voleva voltarsi per sorridergli, ma non poteva ed aveva paura. In certi momenti non l'udiva nemmeno, benché gli si avvicinasse sempre di più. Quando furono alla proda pensò: «Quest'altre casce tra 2 anni saranno cresciute». Vide un pero giovane che ancora non aveva il pedano forte e pensò: «Farà presto le pere e sono di qualità buona». Berto guardava il ferro dell'accetta e lo lisciava con una mano. Remigio seguitava a camminare avanti. Allora, infuriatosi, Berto gli dette l'accetta sulla nuca. Indubbiamente c'era in Tozzi un senso acutissimo della violenza, dei sentimenti primordiali, dell'autenticità che appunto caratterizzava la vita di una campagna che egli spesso mitizza pensando alle origini maremmane, a quel paese di Pari che è appunto il paese degli antenati. Egli sentiva dentro di sé e spesse volte rappresentava dentro i personaggi che pur vivevano nella città come immigrati quasi, non come uomini che erano a loro agio dentro questo nuovo mondo, il senso di queste origini lontane e non rinnegate, di questo impulso alla ribellione, di questa pulsione a volte immotivata che conduce alla morte e al tragico. Questo è abbastanza innovativo nella letteratura contemporanea. Certo, innovativo anche perché in Tozzi non c'è nessuna cadenza idillica o bozzettistica, eppure propria di certa tradizione toscana, non di tutta. In lui c'è piuttosto, come dicevo, un vigoroso senso del tragico che proiettava su questo sfondo di passioni primitive e irrisolte. E di contro la città si presenta spesso in Tozzi come un mondo aggrovigliato, obliquo, di interessi meschini, di cadute impietose, di pettegolezzi, di rancori. Però più ancora che questo grumo psicologico, Siena, perché per città egli sostanzialmente intese sempre Siena, rappresenta per lui l'ambiente, vorrei dire, obbligato e obbligante, una geometria obliqua di ombre e di luci in cui, come in un labirinto, tutti i suoi protagonisti si affollano, si intersecano, si incontrano. Emma e Federico si erano sposati il 30 maggio 1908 secondo i modi voluti da Federico. Una cosa semplicissima, una camminata in Piazza del Campo e una in San Quirico. Cioè doppio matrimonio, come allora era obbligo per i credenti. Nel 1909 nacque Glauco, la famigliola viveva spartanamente. L'indifferenza di Federico agli agi o anche alle più semplici comodità diventerà famosa. Vita semplice e abbastanza armonica, dunque, a Castagneto, con la dolce Emma che copiava a macchina gli scritti di Federico, la macchina per scrivere, unico lusso. Vita movimentata dai viaggi in bicicletta, come era costume dei letterati del tempo, Oriani, Stecchetti, Panzini, Linati, Serra, Cicognani e anche D'Annunzio. Viaggi in visita agli scrittori amici e soprattutto a Giuliotti e a Oietti. Arrivava in bicicletta sudato, pareva un rospo rotolato nella polvere. Era grasso, grosso, sudicio, sorridente e sdentato.
Tozzi fu un autodidatta, ma non un naif della cultura. Le sue letture, come si deduce dai prestiti della Biblioteca degli Intronati di Siena, furono disordinate ma numerosissime e non trascurarono alcun campo: narrativa, poesia, arte, anche scienze, classici e contemporanei. Assorbì non in modo caotico, ma selezionando con la sua vivissima intelligenza. E dal mondo culturale che recepì e dei suoi stimoli espressivi nacque impetuosa la voglia di scrivere e sorse una produzione che, considerati i pochi anni di attività letteraria e di vita, è numerosa e notevole. Scrive, conosce, incontra, stabilisce contatti e quindi, avvicinatosi, se non addirittura convertitosi, ma mai in realtà aveva abiurato al cattolicesimo militante, fonda con Domenico Giuliotti il periodico La Torre, che durerà poco tempo, ma che rimarrà nella storia della letteratura e dell'impegno spirituale del primo Novecento. Nel suo programma si diceva, fra l'altro: noi siamo intolleranti, combatteremo i re che non sono re, i preti che non sono preti, i magistrati che fanno mercimonio della giustizia e tutti gli innumerevoli e stomachevoli servi che, strappatasi la livrea, sono più servi. Con Giuliotti l'amicizia nasceva da certe comunanze di carattere e di idee. Solo che Giuliotti era e fu più costante, fu sempre l'uomo selvatico come è passato nella storia della cultura. Certo, Giuliotti fu determinante nel periodo di maggiore cattolicesimo professato e praticato di Tozzi, così come la dolce Emma. Il credere in Dio, per me, è stata una cosa sola col riconoscimento del tuo amore e di te. Vero è che oltre 10 anni dopo la morte di Tozzi, Giuliotti, in una lettera a Paolo Cesarini del 1931, ammette che Tozzi, in fondo, non fu né un socialista né un cattolico. Mio padre fu costretto a lasciare Siena per un complesso di motivi tutti piuttosto importanti. Forse, anzi senza forse, il più importante fu la necessità di mettersi in contatto con un ambiente molto più vasto di quello della Siena di allora, del 1914, che era assai più piccola di adesso. Entrare in contatto con ambienti letterari che poi, tra l'altro, avrebbero potuto dargli quel lavoro di cui egli aveva necessità anche per guadagnare, perché i 2 poderi lasciati dal padre non bastavano certamente a vivere per lui e per la famiglia. Un altro motivo forse può essere stato dato dal fatto che l'aveva preceduto a Roma una fanciulla di cui egli era innamorato. Comunque questa scelta di lasciare Siena fu una scelta che costò molto a suo padre, perché era legato a questa città. Costò molto, non tanto come perdita di ambiente, perché ormai l'ambiente senese non gli poteva più offrire molto, gli costò molto per l'ambiente naturale che qui a Siena trovava. La sua città la descrive, diciamo, sotto 2 angoli visuali diversi, secondo se si tratta dell'ambiente umano o secondo se si tratta invece dell'aspetto esteriore. Per l'aspetto esteriore c'è un grande amore, una grande comprensione. Basta ricordare le descrizioni celebri di Tre Croci, quando il libraio che poi si suiciderà insieme al francese contempla per l'ultima volta la città dalla fortezza, e c'è una descrizione molto poetica e si sente proprio la comprensione verso la città come è stata costruita dai propri antenati. Le case in questa descrizione sono vive, sono case che sono fatte in quel determinato modo perché gli uomini le volevano in quel modo. Poi va anche detto che mio padre, da giovanissimo, aveva studiato a quelle che allora si chiamavano le belle arti, e quando fa certe descrizioni come quelle di Tre Croci o come alcuni di Besti, altre ancora di Con gli occhi chiusi, ci si vede l'uomo che vede il paesaggio anche come pittore. Il
Le case alte e strette insieme danno un senso d'angustia monotona, con i vicoli di Fontebranda come tanti baratri che lasciano vedere lontana una collina verde e intrammezzata di cipressi neri. In piazza di San Domenico c'è un giardinetto con un abete in mezzo su cui si arrampicavano un branco di monelli. La chiesa è d'un rosso tutto uguale, con le finestre tappate a mattoni e la torre crettata da cima a fondo. Viene subito alla vista un gran rigonfio di case e dentro la cattedrale. In Fontebranda le case invece si biforcano, lasciando in mezzo uno spazio vuoto. Stanno come attaccate e schiacciate sotto la cattedrale, a strapiombo sugli orti e sulla campagna. Poi si abbassano sempre di più fino a sparire sotto una balsa e allora si vedono soltanto i loro tetti. Quelle più grosse reggono le altre e non è possibile capire dove siano le vie, perché le case paiono separate l'una dall'altra da spacchi e da tagli quasi bizzarri alla rinfusa, a crocicchi rasenti, contrari, di tutte le lunghezze e di tutte le specie. E i tetti, in quelle picce, in quegli arrembamenti, in quelle spezzettature di ogni forma, sono sempre più rari di mano in mano che le case si spargono per le chine. Per mio padre c'era una specie di comunione tra lui e la natura, per cui per esempio in frammenti come quelli di intitolati Le Fonti, che io ho raccolto nell'ultimo volume pubblicato da Ballecchi, quello intitolato Cose e persone, si parla per esempio di fonti che sono sordomute, invece di fonti che bisbigliano, di gelsi che sono ghiotti. Praticamente egli sentiva la natura come la proiezione del proprio io e viceversa sentiva anche se stesso come una emanazione della natura. E non è stato mai fatto un raccostamento che però è piuttosto importante. Mio padre aveva letto Maeterlinck, che è forse il teorico dell'espressione umana derivata direttamente dalla natura, e non so se era questo che l'aveva impressionato, forse più che altro era la sua sensibilità. Quindi il distacco dalla natura per lui fu certamente una sofferenza. La strada da Siena, dopo essere discesa fin giù a un torrentello dov'è un mulino, sale in mezzo a linee contorte e raggomitolate di colli che s'assomigliano e della stessa dolcezza, con i filari delle viti tra i muriccioli a secco, di sassi, con le fattorie dietro i cipressi, con qualche campanile così lontano che dopo una voltata non si vede più. E di mano in mano che la strada s'aggira, quasi tormentandosi della sua lunghezza, impaziente, si fa sempre più silenziosa e le campagne più aride e solitarie. Vi sono poggi con cime piane, lastricate di pietre, sterpigne, qualche croce fatta con i pali delle viti, talvolta abbattuta in proda a una scorciatoia per i contadini e per le bestie, boschi di querci, marradi e, tra il fogliame, si vedono prominenze e insenature di altre colline, scoscendimenti ripidi e a un tratto pianeggianti, con tre o quattro facce che si attaccano a ondulazioni di prati, a ripiani di terra rossastra, a balze. Nel 1914 Tozzi decise di lasciare Siena e di tentare l'avventura romana. Cominciava ad essere conosciuto nella capitale e altrove. Era in corrispondenza con scrittori e giornalisti che abitavano a Roma. Ne riceveva continui attestati di stima e così decise di vendere il podere di Pecorile, saldare i debiti e prendere il treno con la moglie, il figlioletto, il cane e la bicicletta. A Roma incontrò maggiori difficoltà del previsto, bussò alle redazioni dei giornali, andò ad ossequiare critici, letterari e drammatici, cercò editori, ma ricevette più dinieghi che consensi, più attestati di stima e simpatia che lavoro. Colui che l'apprezzava più di tutti era il Borgese, grande critico e romanziere che andava per la maggiore.
ma anche Grazia Deledda e il critico Goffredo Bellonci gli manifestarono una vera ammirazione, leggendo i racconti che via via riusciva a pubblicare nei vari periodici o il manoscritto di Con gli occhi chiusi, per il quale stentava a trovare un editore. Sul piano economico, comunque, raggiunse una certa stabilità. Era scoppiata la guerra il 24 maggio del 15 e poco dopo fu richiamato e sistemato nell'ufficio stampa della Croce Rossa. Gli avvenimenti incalzano anche nella vita di Tozzi. La sua esistenza, già inquieta, viene sconvolta prima da una violenta passione per una ballerina straniera e poi da un grande amore per una giovinetta. Emma, moglie tradita, lo abbandona e ripara a Castagneto con il figlio. Ma già il loro legame aveva subito un'evoluzione. Si era intensificata quella che c'era stata fin dall'inizio, la collaborazione artistica. A Emma egli leggeva i capitoli che andava scrivendo. Da lei riceveva consigli preziosi. Anche a Castagneto, Emma, con grande dignità, conservò l'aspetto di moglie e collaboratrice. Ascolta, ho finito di scrivere questo capitolo e te lo leggo. Alla banca un amico del Nicchioli si stupì che egli avesse firmato per i Gambi e pensò di dirglielo. Il Nicchioli non voleva crederci e restò così sconvolto e atterrito delle conseguenze che nemmeno la moglie riuscì a calmarlo. Si spense. Intanto, nel 1917 comparve Bestie, non ebbe grandi recensioni, ma comunque mise in subbuglio il mondo letterario. La moglie gli diceva che dopo tutto 60. Si tratta di brani senza titolo, racconti o aforismi, con al centro un animale. Erano per lui. Furono definiti frammenti lirici. Verso la mattina pianse per più di un'ora zitto zitto e poté assopirsi anche perché era sfinito. Che cosa ne pensi? A me sembra scorre bene, è vivace, ma come va a finire? E va a finire che va alla libreria dei Gambi. Grazie all'amicizia di Pirandello, Tozzi entrò nella redazione del Messaggero della Domenica, detto il Messaggero Verde, e allargò la cerchia delle sue conoscenze letterarie. Subito dopo il podere, nasce in lui, da un fatto di cronaca senese appreso durante un breve ritorno nella sua città, quello che è considerato il suo capolavoro. Tre Croci è il meno autobiografico dei romanzi. Racconta la fine di tre fratelli librai, ghiottoni, indebitatisi per cattiva amministrazione e per sperperi, dei quali il maggiore falsifica delle cambiali, poi si impicca nella libreria. In breve tempo, tre croci sono allineate nel cimitero senese del Laterino. I tre vissero veramente, il Tozzi li conosceva bene e ne frequentava la libreria, che ieri si chiamava Torrini e oggi Ticci, e che conserva ancora il gancio dell'impiccagione. Il racconto dunque fu facile per Tozzi. Fu la sua grandezza di scrittore a farla diventare poesia. Domandiamo a Geno Pampaloni se Tre Croci sia effettivamente il capolavoro di Tozzi. Ma la questione è controversa, perché accanto ai sostenitori di Tre Croci ci sono i sostenitori del podere, per esempio Moravia, e quelli invece che preferiscono il Tozzi più lirico di Con gli occhi chiusi e del bellissimo romanzo incompiuto Adele, e io personalmente sono tra questi. Naturalmente Tre Croci ha una forza drammatica, un'intensità di rappresentazione e di scavo psicologico che sono eccezionali. Basterebbe la famosa scena di quando appunto Giulio, quello che poi si impicca, che ha firmato una cambiale falsa per far fronte ai suoi debiti, vede ballare la sua firma, è vero, tra i libri della libreria. Basterebbero quelle pagine lì per fare la grandezza di uno scrittore e la grandezza di un romanzo. Si osserva anche che questa sia l'unica opera non autobiografica di Tozzi, esatto? Formalmente è vero, in quanto i protagonisti non hanno niente a che fare con Tozzi. C'è però un rapporto molto intimo con Siena, con questo scenario così vivamente, vividamente rappresentato, che è
una delle cose più belle, plasticamente più riuscite del romanzo e dell'opera narrativa di Tozzi. E poi direi che è falsa l'idea che molti hanno avuto di una sorta di malevolenza di Tozzi verso i suoi protagonisti, sia perché dai documenti emersi proprio in questi ultimi anni si è potuto constatare con certezza che Tozzi era amico di Torrini, gli voleva bene e in fondo aveva rimorso che la storia raccontata in Tre Croci fosse stata interpretata come una condanna. E poi soprattutto sul piano della poesia c'è il grande finale di Tre Croci, con la pietà profonda delle due ragazze nipoti appunto di Giulio, che con la loro appunto pietà, col loro amore, con la loro visita al cimitero, col loro ricordo, riscattano, danno una dimensione cristiana, religiosa e molto alta a tutta la vicenda tragica dei tre fratelli Gambi, e in questo io riconosco il profondo amore di Tozzi per i suoi personaggi. Tozzi non trascurò nessun genere letterario, nemmeno la poesia, ma il poeta fu decisamente inferiore al narratore. Silenzio immenso. Si ode gocciolare il sangue dalle gambe di Gesù. I due ladroni vogliono ascoltare, ma le teste si piegano di più. Ed ecco dalla strada lunga appare Maria e le donne della sua tribù. Elle si vedono molto lacrimare, e Cristo si distorce e guarda giù. I lor grandi mantelli son vermigli, e una luce potente e misteriosa batte sui loro volti come gigli. Forse è la luna bianca e dolorosa, ma par che a un tratto il sangue si rappigli sulla croce e Gesù, morto, riposa. Tu insolfi la mia pergola e la rami, ed un cappello porti che è di paglia. O brontoli, se credi che ti chiami per la sua biada l'asino che raglia. Oppure prendi un fascio di legami e nel meriggio afoso che abbarbaglia leghi alle viti gli allungati rami, o aiuti l'uomo che il tuo grano vaglia. La sera porti a bere ad una conca la vitella che fiuta tutto e mugge se sente il buon odore dell'avena. Ma nella casa la tua moglie tronca i viticci pel fuoco, ove si strugge l'unto con il soffritto della cena. Gli ultimi due anni di vita Tozzi li trascorse in una Roma postbellica disordinata, in feroce polemica con la società politica e letteraria, anche se di quest'ultima ormai faceva parte. La sua vena narrativa e poetica si era fatta ricca, e il quarto romanzo, Gli egoisti, nacque in questo suo pieno fervore. Frequentava i maggiori scrittori del tempo: Pirandello, Rosso di San Secondo, Marino Moretti, Ugo Oietti, Orio Vergani, che era una sua scoperta. Ma la mondanità non lo sfiorava. Amava la vita semplice e povera, le gite in campagna e al mare, soprattutto a Fregene e a Maccarese, dove si recava con l'inseparabile bicicletta. L'ultimo periodo della sua vita lo trascorse nel centro storico di Roma, in via del Gesù 62, dove erano venuti anche la moglie e il figlio. Ma proprio quando il successo gli arrideva con pienezza, gli editori si facevano avanti, anche il cinema e il teatro lo richiedevano, e addirittura veniva nominato Cavaliere d'Italia, giunse repentina, beffarda, la fine. Proprio mentre Tre Croci, appena stampato, trionfava, una banale broncopolmonite in pochi giorni lo portò via, il 21 marzo del 1920. Aveva solo 37 anni. Una vita breve e infelice. Scrive Cassola:
avvicinabile a Kafka, Dostoevsky, Thomas Hardy, l'unico nostro scrittore di livello europeo. Ma non c'è la parola d'ordine dei letterati.